Vediamo adesso le soluzioni con computer telematica del punto materiale, una terza prova assegnata alla classe. Il primo esercizio si vuole raggiungere un'unità distante 10 km in 5 minuti e non si deve superare il limite massimo 100 km/h in quella strada. Partendo da fermo, quale deve essere l'accelerazione che l'auto deve dare per raggiungere l'unità precisamente nel tempo voluto? Quindi voglio raggiungere un'unità distante 10 km in 5 minuti. Con un doppio moto, prima un moto accelerato partendo da fermo e poi un moto a velocità costante. La massima velocità costante a cui lo posso portare è 130 km/h. Quindi che cosa conosco? Conosco il tratto da percorrere che è 10 km, un primo tratto AB incognito lo percorro in un moto rettilineo uniformemente accelerato, il secondo tratto lo percorro in un moto rettilineo uniforme a velocità nota di 130 km/h, quella massima, diviso per 3 step con la velocità di metro al secondo. Quindi determino il primo tratto so che il tratto SAB che non conosco è uguale alla velocità iniziale che è 0, allo spazio iniziale 0 perché metto il sistema di riferimento nel punto di partenza, più un mezzo l'accelerazione FT alla seconda fratta B. E questa la prima equazione. La seconda equazione io so che devo raggiungere la velocità di 30 metri al secondo, quindi ho che la velocità finale 130 km/h diviso per 3,6 è uguale a 0 perché parto da fermo più l'accelerazione più il tempo da B. E questa è l'equazione 2. Poi conosco che il tratto SBC lo percorre a velocità costante, quindi ho che sempre dalla prima equazione della termodinamica applicata in moto rettilineo uniforme. Lo spazio percorso del tratto BC deve essere 130 fratto 3,6 la velocità V0 per il tempo BC che ci metto, che impiega a fare il percorso. E questa è la terza equazione. Però poi conosco che la somma di SAB più SBC deve essere 10.000, perché so che tutto deve percorrere 10 km, e più conosco il tempo di A più il tempo di B deve essere 5 minuti, ovvero 300 secondi. A questo punto ho 5 incognite nelle 5 equazioni, 5 incognite, il tempo sia B, il tempo BC, l'accelerazione iniziale, lo spazio finale, lo spazio percorso nel moto uniformemente accelerato e lo spazio percorso nel moto rettilineo. Sostituisco questi valori, risolvo l'equazione e ricavo alla fine l'accelerazione cercata che mi permette di raggiungere il punto C in 5 minuti. Vediamo l'esercizio 2. Si lascia cadere da un terrazzo alto 5 metri un pallone, si vuole il pallone tocchi terra a una velocità di 40 metri al secondo. Con quale velocità lo devo spingere verso il basso? Se conosce poi questo rimbalza e risale a una velocità di 30 metri al secondo, quale altezza massima raggiunge? Quindi ho un moto uniformemente accelerato nella discesa e poi nella risalita un moto uniformemente decelerato. Metto il sistema di riferimento rivolto verso il basso perché forse in questo caso mi aiuta. Ho la velocità con cui lo spingo verso il basso e la velocità con cui ho preso il treno è 40 metri al secondo. Conosco il terrazzo di 5 metri, ho che lo spazio finale è 0. Lo spazio iniziale è meno 5 metri al secondo perché se metti il sistema via è negativo. La velocità iniziale non la conosco, la velocità finale è 40 metri al secondo ed è positiva perché è rivolta verso il basso, il sistema di riferimento ho messo. Anche l'accelerazione è positiva perché è rivolta verso il basso. Determino il primo tratto, sostituisco valori dalla prima sezione dell'equazione cinematica e dell'equazione 2 ricavo la velocità iniziale ancora da lasciare e il tempo che ci mette a toccare terra. Chiaramente sono due tempi, io prendo il primo perché il primo è quando devo aver rimbalzato e ritorno un'altra volta. Riavo V0 e la velocità iniziale che devo dare per arrivare in terra alla velocità di 40 metri al secondo. Secondo moto è un moto uniformemente accelerato, il cambio di sistema di riferimento, l'accelerazione verso il basso è negativa, la velocità iniziale è nota è 30 metri al secondo, l'altezza massima raggiunta la trovo quando la velocità finale è uguale a 0, cioè che si ferma. Quindi scrivo tutte le equazioni. Scrivo la prima e la seconda equazione della cinematica, dove H massimo è quello trovato nello spazio da percorrere finale. Se 0 è 0, la velocità iniziale è 30, la
l'accelerazione è meno 9,8, ISO 2 fa 4,9. Inoltre, in relazione alla velocità, la velocità finale è 0, la velocità iniziale è 30, meno 9,8. Sì, rilevo questo, rilevo sì dalla seconda, lo sostituisco da prima e risolvo l'H massimo che raggiunge la palla. Vediamo ora il terzo esercizio. La loro ripartitura. Un punto si muove di modo circolare su una circonferenza di raggio 600 mm. Esso parte da una velocità tangenziale di 10 metri secondo e raggiunge la velocità tangenziale di 100 metri secondo in 20 secondi. Se determini l'accelerazione angolare tangenziale, le velocità angolari e iniziali, le velocità angolari a regime, la frequenza e il periodo a regime, l'accelerazione centripeta a regime, lo spazio angolare percorso nei primi 5 secondi. Questo è il punto che si muove di modo circolare uniforme, parte dalla velocità iniziale di 10 metri al secondo, questo è il raggio 600 mm, conosco la velocità iniziale, la velocità finale è 100 metri al secondo, il tempo per cui raggiunge questa velocità finale è 20 secondi, devo rilevare l'accelerazione che permette di ottenere questo. Dalla seconda equazione cinematica ho che la velocità finale è uguale alla velocità iniziale più l'accelerazione per il tempo, rilevo l'accelerazione tangenziale. So poi inoltre l'accelerazione angolare, guarda l'accelerazione tangenziale fratto il raggio, ricavo l'accelerazione angolare. A questo punto posso rilevare la velocità angolare a regime, che è la velocità finale fratto il raggio, dopo 20 secondi, e la velocità. Posso rilevare il periodo a regime sapendo che omega vale 2π fratto il periodo vale 2π fratto omega e lo ricavo. Rilevo poi la frequenza, 1 sul periodo. Posso fare poi l'accelerazione centripeta, ma la quadro fatto R, l'omega l'ho calcolato, lo sostituisco a regime e trovo l'accelerazione centripeta a regime. Infine trovo l'angolo percorso con l'equazione dello spazio applicata all'angolo alfa è uguale a omega iniziale che è V0 fratto R più 1/2 l'accelerazione per il tempo. Lo voglio in 5 secondi e questi sono spazio angolare percorso in 5 secondi. Vediamo adesso le istruzioni del quarto esercizio. Un aereo raggiunge la velocità in direzione nord-est in 30 minuti, distante 130 km. Direzione nord, non nord-est, scusate. Un aereo raggiunge la velocità in direzione nord in 30 minuti, distante 130 km. Sapendo che ho ottenuto una rotta in direzione nord-est, 10 gradi, angolo e forma in direzione nord, con velocità, determina la direzione modulo del vento e il soffio. Quindi vi conosco la velocità assoluta, questa la posso rilevare perché ho lo spazio percorso fratto il tempo. Conosco la velocità della rotta, che serve la velocità relativa. 160, 436 fa 40 m/s, devo rilevare la velocità di trascinamento VT, e conosco che è 10 gradi rispetto alla... La velocità della rotta era 10 gradi rispetto alla direzione nord. Quindi costruisco il triangolo e rilevo VT attraverso il teorema di Arnoux. Va bene? Qui c'è un meno. A questo punto rilevo il VA. Strumenti. Mettiamocelo subito. Testo. Qui c'è un meno. Meno. Ok, portarlo più in alto, non mi riesce. Ok, meno 72 che sono 10 e fa 29,3 metri al secondo. Andiamo. Poi abbiamo qua. VA uguale, VA era la seconda, VA è praticamente questo qui, rilevo a questo punto l'angolo beta. L'angolo beta lo rilevo, sapendo il teorema di Arnoux tra l'angolo che sta davanti, i due lati compresi con beta, VA alla seconda, uguale a VA alla seconda più VT alla seconda, meno 2, VA VT, coseno di beta. L'angolo
creiamo beta, cos'è la meno 1 di questi dei valori di v alla seconda, v alla seconda, che questo lo porto di qua, meno qua alla seconda lo porto di qua, creiamo un angolo beta, che è 54,7, equivale a questo. A questo punto creiamo l'angolo gamma, che rispetto all'angolo fiatto è 180 meno beta, e viene 36,7. A questo punto, siccome chiede l'angolo rispetto alla direzione nord, è alfa, è questo meno 10, perché questo angolo qui è 10. 26,7 è la direzione rispetto a nord del vento, ovvero direzione nord-ovest. Quindi vento A modulo di 29,3 e direzione 26,7 nord-ovest. Vediamo l'esercizio 5. Si vuole colpire un bersaglio distante 100 metri che si trova all'altezza di 10 metri. Sapendo che posso sparare un proiettile a una velocità di 120 km/h in gradi 30 gradi, a quale altezza devo spararlo se voglio colpire durante la parabola discendente del proiettile? Se voglio colpirlo durante la parabola discendente del proiettile. Quindi qui che cosa ho? Ho l'altezza a cui devo sparare, ho la velocità con cui lo sparo e l'inclinazione, e so che devo colpire un bersaglio a distanza di 100 metri all'altezza di 10 metri. A questo punto la velocità la riporto in metri, secondo, so che lungo l'asse X ho lo spazio finale è 100, lo spazio iniziale è 0 perché ho messo il sistema di riferimento nel terreno e il punto di partenza del proiettile. La velocità iniziale lungo X è 120, coseno, quindi 33,3, coseno di 30. L'accelerazione è 0. A questo punto apro la prima equazione, 100, lo spazio finale è uguale allo spazio iniziale 0 più la velocità con 0 per il tempo. Creiamo il tempo e questo è il tempo di volo. Poi creiamo l'y. L'y è lo spazio finale, che sarebbe lungo y, che è 10. Lo spazio iniziale è l'incognita che voglio trovare. La velocità iniziale con 0,730 fa 16,1 metri al secondo. L'accelerazione è meno 9,8 metri al secondo. A questo punto scrivo l'equazione della cinematica lungo l'asse y, 10 uguale al valore iniziale dello spazio più la velocità iniziale per il tempo, meno l'accelerazione per il tempo di volo. E ricavo l'altezza a cui devo porre il mio, a cui devo sparare per avere la parabola ascendente e colpirlo a 10 metri. Chiaramente H è maggiore di 10, quindi sta più in alto. Vediamo ora il quinto esercizio. Sesto esercizio. Spara una bomba da un aereo che si trova ad un'altezza di 2,3 km, viaggia ad una velocità orizzontale di 180 km/h. Voglio colpire un bersaglio sul terreno e si muove di modo rettilineo e uniforme a una velocità di 20 metri al secondo. La stessa direzione dell'aereo. Con quale anticipo devo lasciare cadere la bomba se voglio colpire il bersaglio? Se il tizio c'è l'aereo si trova a 2,3 di quota, la velocità orizzontale in cui voglio sparare il proiettile è che è 50 metri al secondo e devo trovare a quale anticipo devo dare quindi lo spazio a B per colpire il proiettile che si trova in B e che sta viaggiando a velocità di 20 metri al secondo. Allora, prima cosa trovo il moto del proiettile verso il terreno ed è SAC, la velocità con casca, uguale a 50 per il tempo, che è se 0 uguale a 0, se il sistema di riferimento è qui, S finale SAC, con 0 è la velocità con cui lo sparo, l'accelerazione lungo X è nulla, e scrivo l'equazione SAC. Poi scrivo l'equazione lungo l'asse Y, che S finale è 0 perché tocca terra, S iniziale è 2300 metri, la velocità iniziale è 0 perché è orizzontale quindi lungo Y una componente, l'accelerazione è meno 9,8 metri secondo quadrato. Sostituisco i valori, creiamo il tempo, 21,7 secondi. Vediamo in questo tempo però il proiettile si è spostato, quindi calcolo sempre rispetto a questo sistema di riferimento, S0 che è AB, che è incognito, S finale è SAC che conosco. La velocità finale, perché voglio che i punti siano nello stesso punto dove esca il proiettile. La velocità iniziale è 20 metri al secondo, l'accelerazione
è 0 perché si muove in modo rettilineo uniforme. Sostituisco SC che se l'S finale uguale all'SAB più 20, 21 e 7. Da qui ricavo SAB. SAB uguale SC che conosco meno 20 più 21 e 7. Se c'è 51 è l'anticipo con cui devo sparare il proiettile rispetto a B per poterlo colpire nel punto C. Vediamo l'ultimo. Un punto si muove di moto armonico di periodo 0,5 secondi con velocità massima di 20 metri al secondo. La frequenza e l'ampiezza del moto armonico, la massima accelerazione del punto e definisce quale punto del percorso sia l'accelerazione massima. Quindi io conosco che la velocità massima è omega per R in questo punto, va bene, quindi nel punto C, quindi so che sapendo la velocità massima il raggio, va bene, posso rilevare, conosco poi il periodo che mi dice che di periodo 0,5 secondi e conosco la velocità massima. Il periodo è 0,5 secondi, la frequenza è 2 Hz, va bene? Posso rilevare l'omega, posso rilevare il raggio, che è la velocità massima fratto omega. Ampiezza e massimo spostamento, quindi è 1 Hz. L'ampiezza è proprio il raggio della circonferenza, che è il massimo spostamento rispetto al centro del moto. L'accelerazione massima ce l'ho in B. Sarà omega vado L. Così ho risolto tutti e sette gli esercizi.